Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigic. E benvenuti in questo nuovo Prodigy Games, in cui andiamo a parlare di un titolo che è appena uscito da pochi giorni. Dolorante come un gatto investito da tre autobus insieme, perché sono appena tornato dal dentista. Possiamo parlare di questo meraviglioso gioco che è troppo bello per essere vero. Stiamo parlando dell'Ombra di Mordor, la Terra di Mezzo, il nuovo capitolo della saga della Terra di Mezzo, che sicuramente tutti gli appassionati del Signore degli Anelli conosceranno, che sconvolge un po' tutta la serie. Infatti cambia il protagonista, cambia lo stile di gioco, infatti è molto molto più dinamico, e adesso andiamo a spiegarvelo per bene. Ma parliamo un attimo della trama. Allora, partiamo. Noi siamo una specie di ramingo di Gondor che combatte ovviamente l'esercito di Mordor. La storia dei Signori degli Anelli do per scontato che la sanno tutti, e quindi non andiamo a specificare, che perde la famiglia in un combattimento con degli orchi, il figlio ce li ammazzano proprio davanti, piccolo spoiler, ma tanto all'inizio, se appena accendete il gioco va così, e ci impiantano un cacchio di spirito che però ci aiuta e si ribella per andare a combattere l'oscuro signore. E questo è uno dei punti più interessanti che rendono un po' il gameplay speciale, diciamo, perché abbiamo la possibilità di switchare appunto dal nostro ramingo, che appunto ha un nome anche abbastanza complicato che non sto a pronunciare, allo spirito, quindi la versione spirito con tutte abilità legate appunto ai due personaggi, switchabili in qualsiasi momento che il gioco ce lo concede. Esatto, parlando appunto delle abilità, abbiamo due rami ben divisi. Abbiamo l'abilità da ramingo, che sono quelle classiche di un combattimento, di un guerriero, e quelle dello spettro, dove appunto abbiamo le nostre abilità speciali, che sono quelle più fighe, come possiamo teletrasportarci e lanciando una freccia uccidere un mostro, oppure lanciare pugnali, cavalcare mega troll, è davvero una figata. E queste più o meno sono le abilità. Inoltre abbiamo le armi, non sono cambiabili, abbiamo sempre quelle armi, ma possiamo potenziarle mettendo rune e eccetera, che con dei punti esperienza possiamo ottenere e appunto upgradare. Ma parliamo un attimo del gameplay in senso stretto. In questo La Terra di Mezzo, l'Ombra di Mordor, abbiamo notato vari spunti, noi come tanti altri, abbiamo notato vari spunti da tanti giochi. Spunti, ragazzi, cioè qua c'è da aprire un discorso. Nel senso, non so, cioè alcune cose sono... Il problema è che il gioco è bello, quindi non si lamenta nessuno, io non mi lamento. Però su alcune cose siamo veramente lì per il plagio. Cioè il mantello, come si muove nel gameplay, come si gira l'arrampicata, è Assassin's Creed. Il combattimento è Batman, ma si vede proprio, ma in maniera proprio palese. Il punto è che il gioco è bello, quindi fa niente, però ammettiamo che l'originalità fino a questo punto, quindi quando parliamo di esplorazione e di combattimento, non è che sia è fatta bene, perché sono due ottimi giochi e mischietti bene, bello, però non originale, è un po' fa storcere il naso. Il problema è che c'è una feature che fa il botto. Devastante, esatto. Stiamo parlando del sistema Nemesi, o comunque si chiami, che in pratica si sostanzia nella possibilità dei nostri avversari, quindi di tutto il sistema di orchi, di essere diviso in caste. Quindi gli orchi sono divisi per categoria e man mano che avanziamo col gioco cresceranno, aumenteranno di casta o diminuiranno di casta in base alle nostre azioni. Sì, se ci ammazza un orco qualunque, quello diventa capitano perché ha un upgrade e la sua forza aumenta. In più, quando lo incontreremo, lui ci ricorderà: questa volta non ci ucciderai. Cioè, veramente, ragazzi, è una cosa fantascientifica, ma veramente fatta bene, che porta il gioco a un livello veramente alto. Inoltre, non è poi così facile, non è un gioco propriamente facile. Quindi capita spesso che magari tu fai fuori metà dei nemici, poi questi muoiono, tu muori, prendi ammazza uno, cambia tutte le gerarchie, sono di nuovo tutto da capo. Bestemmie. La figata che succede spessissimo è che in base a quello che noi andiamo a fare agli orchi, gli orchi appunto si ricorderanno di quello che abbiamo fatto, e se noi andiamo a inferire una bruciatura per esempio sulla faccia di un orco, quando lo rincontreremo quella bruciatura ci sarà e quell'orco si ricorderà che noi abbiamo fatto il pepe al culo. Esatto, quindi in poche parole abbiamo una base spettacolare, perché la base comunque è presa da tutti i videogiochi comunque che hanno avuto un seguito e una popolarità non male, con questa chicca che fa veramente veramente portare il gioco ai livelli eccessi. Non parliamo di un gioco originalissimo, quindi se siete in cerca di qualcosa di originale, non di particolare, non fa il vostro gioco. È Batman, Assassin's Creed con questo sistema che fa diventare
una specie di roba nuova, però il gioco è veramente molto bello. E soprattutto se siete amanti della saga del Signore degli Anelli. Vabbè, è un gioco imperdibile, quello praticamente. Quello è ovvio, ragazzi. Infatti molti, ma praticamente tutte le testate giornalistiche online gli hanno dato voti che vanno dall'8 al 10, per cui non stiamo neanche a parlarvi di quanto è bello questo gioco. Allora, graficamente parliamo del reparto grafico. Spettacolare, graficamente il personaggio, il protagonista è molto fatto bene, curato nei dettagli, anche troppo, perché poi se guardi nel terreno, se abilitate la texture a livello ultra, vedete il terreno è un po' sgranato, le texture del terreno sono un po' sgranate rispetto a quelle del vostro personaggio, quindi c'è una differenza di dettagli tra il personaggio, il terreno e l'ambiente circostante, che fa un po' storcere il naso, però il livello grafico è veramente alto e il vostro sistema sicuramente farà fatica, perché ci vuole una scheda grafica contro coglioni per farlo girare. C'è da dire che per quanto riguarda il lavoro che hanno fatto i nostri sviluppatori, hanno dovuto fare un gran bel lavoro, perché questo gioco, ricordiamo, è multipiattaforma, quindi gira sia su console old gen che console next gen, quindi praticamente il gioco è stato riadattato a tutti, per girare su tutti i tipi di piattaforma. Sì, e arrivare a questo livello grafico, sicuramente è il gioco multipiattaforma con la grafica migliore che abbiamo mai avuto. Su questo non ci piove niente. Unica pecca che probabilmente non piacerà a tutti, almeno a me non è piaciuta particolarmente, è il fatto che ci sono molte scene tra un pezzo di gameplay e un altro, scene che non possiamo saltare, che fanno parte della storia, e questo infatti ha fatto storcere il naso anche a molti youtuber, perché essendo scene incorporate nel gioco, facendo un gameplay su questo gioco spesso e volentieri bisogna frammentarlo per non riprendere tutte le scene del gioco e non incorrere in copyright. I problemi di copyright di YouTube, comunque questo ha mandato, diciamo, un casino dalla mano a tutti i gameplayer e quelli che fanno playthrough in tutto YouTube. Comunque il gioco, ragazzi, ve lo consigliamo, perché sicuramente è il top 2014 uscito, finché ovviamente c'era Civilization, che vabbè, sarà il top del top del top, che tra l'altro ce l'abbiamo, quindi lo recensiamo. È un gioco che non c'entra niente con questo, però vabbè, è tanto per dire. E ve lo consigliamo soprattutto se siete amanti del Signore degli Anelli. Io ho una mia opinione, che questa è una mera operazione di marketing, però se tutte le operazioni di marketing sono fatte così, guarda, magari, ragazzi, sono contento. Però comunque hanno preso le cose migliori dei giochi, hanno preso questo sistema nuovo, hanno detto ci buttiamo il Signore degli Anelli, perché è una cosa che tira sempre, tirerà sempre tutto il pubblico fantasy, perché è riferimento appunto per questo genere. E tac, l'operazione di marketing è fatta. Però ragazzi, è una signora operazione di marketing. Detto questo, ragazzi, noi vi chiediamo sempre di farci sapere se vi è piaciuto il video e se vi è piaciuto soprattutto l'ombra di Mordor. Fatelocelo sapere sia nei commenti che sulla pagina Facebook, se vi va, visto che non ci venite mai. Venite sulla pagina di Facebook, iscrivetevi e lasciateci un like. Ci vediamo al prossimo video.